Oggi più che mai garantire la sicurezza dei lavoratori costituisce non solo un obbligo giuridico discendente dalla nostra Costituzione e dai trattati internazionali, ma un dovere morale civile inderogabile. Questo uno dei passaggi dell'intervento che il presidente della Camera Roberto Fico ha inviato agli organizzatori dell'HSE Symposium che si è aperto a Napoli nell'Aula Magna di Biotecnologie dell'Università Federico II. Una 2 giorni incentrata sui temi della salute, sicurezza sul lavoro e ambiente. Apprezzamento all'iniziativa ideata e organizzata dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dall'Associazione Europea per la Prevenzione, con il supporto di INAIL Campania, di EBILAB, ente bilaterale nazionale, di Fondo Lavoro, e giunto inoltre dal Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e da diversi ministeri che hanno concesso il loro patrocinio all'evento. Ai nostri microfoni Andrea Costa, sottosegretario alla salute, e Alessandro Amitrano, segretario ufficio di presidenza Camera dei Deputati. Che ci sia bisogno che la politica torni ad ascoltare i territori e torni a condividere percorsi, quindi occasioni come oggi sono occasioni importanti per raccogliere quelle che sono le istanze che arrivano dal territorio e che arrivano da coloro che quotidianamente toccano con mano quelle che sono le criticità. Da tempo che aspettavamo un intervento che andasse finalmente a implementare le normative sulla sicurezza sul lavoro. Questo sicuramente è un primo intervento importante. Bisogna andare a incidere ulteriormente sulla formazione del personale, soprattutto sulla cultura del lavoro, perché sono i veri elementi che ci permetteranno di non avere più morti sul lavoro. Concordiamo con il presidente Fico, sottolineano gli organizzatori, che l'azione di controllo e repressione degli abusi resta necessaria e siamo convinti che la vera svolta si avrà con l'investimento di adeguate risorse nella formazione, nella prevenzione e nel sostegno alle imprese che investono in sicurezza e qualità del lavoro. Ascoltiamo Luigi Doriano, presidente EBILAB, e Carlo Parriniello, direttore Fondo Lavoro. Abbiamo recepito il nuovo decreto in maniera positiva, sono state legittimate delle nuove posizioni con delle nuove figure, soprattutto per le parti sociali, tra gli enti bilaterali e gli organismi paritetici. Vogliamo sempre di più un'intesa maggiore con il governo. Vorrei ricordare e far notare agli attori della filiera delle politiche attive del lavoro che l'elemento formazione e informazione è un elemento importante, in difetto del quale è difficile promuovere l'adempimento di leggi in materia di sicurezza.